Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una maestra di riequilibrio energetico. Insegno cioè alle persone come connettersi con le nuove frequenze di luce. In questo video ti parlerò un po' di me, di come mi sono avvicinata al mondo spirituale, al mondo del riequilibrio energetico e come mai oggi mi ritrovo ad insegnare alle persone questo metodo straordinario con l'Arcangelo Michele, un metodo che aiuta le persone veramente a ritrovare equilibrio in tantissimi livelli, fisico, mentale, emozionale e spirituale. Tutto è iniziato nel 2009. Premetto che io ho iniziato un percorso di crescita personale già dal 2003, ma nel 2009 una mia amica, una cara amica, mi invitò alle tombe dei giganti. Le tombe dei giganti sono una zona energetica della Sardegna, sono state costruite esattamente nei meridiani della terra che corrispondono ai meridiani del cielo, dove le energie, le vibrazioni, le frequenze sono molto elevate. Pensate che tantissime persone arrivano da tutta Italia, da tutto il mondo e vengono per riequilibrarsi alle tombe dei giganti, proprio perché è un luogo sacro, un luogo di guarigione. Quindi quando sono andata a fare questa gita, per me era tutto nuovo, era tutto molto affascinante. Ho trascorso un giorno intero alle tombe dei giganti, esattamente le tombe degli Imizzani a Palau, un luogo straordinario e meraviglioso. Oltre che alle tombe dei giganti, abbiamo visitato anche un tempio sacro, un luogo dove gli antichi sacerdoti e sacerdotesse iniziavano gli sciamani alla guarigione e ai viaggi astrali e a tutti i doni spirituali, un luogo antichissimo, credo che sia antecedente anche al periodo delle piramidi. Quindi veramente questi luoghi mi hanno affascinato e personalmente ho trascorso una giornata meravigliosa. Però non finisce lì. Quando sono rientrata a casa ero un'altra persona, nel senso che queste energie hanno riequilibrato l'intero mio essere, ma hanno aperto in me un canale chiamato il canale della chiaro-senzienza, nel senso che ho iniziato a sentire le energie delle persone, degli ambienti, le emozioni degli altri, un dono straordinario per aiutare gli altri quando sono in difficoltà, ma un dono molto delicato, cioè diventi molto sensibile agli ambienti e all'esterno. E quindi è necessaria una protezione. Io all'epoca non sapevo cosa fosse la protezione, quindi da questa esperienza, da questa nuova sensibilità acquisita, parte una ricerca, uno studio per riuscire a trovare l'antidoto quasi a queste mie capacità. Avevo bisogno di chiudere un po' la porta a tutto questo sentire le energie, no? E quindi da lì ho iniziato il mio percorso di studi e ho deciso di partecipare nel 2009 ad un corso, anzi nel 2010, ad un corso di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce che era stato, diciamo, il mio maestro era il dottore Rick Perl. Però prima di questo assistito ad un convegno nel novembre del 2009, dove Rick Perl facilitava il riequilibrio energetico su una persona che aveva dei blocchi, non riusciva ad alzare le mani al cielo, e questa persona è salita sul palco. Il maestro ha iniziato a lavorare con le frequenze, e praticamente questa persona è riuscita a portare le mani al cielo in pochi secondi di interazione con le frequenze. Questa cosa mi ha un po' scioccato, quindi positivamente, quindi io ho deciso di partecipare al corso di riequilibrio energetico che si teneva nel 2010, marzo 2010. Quindi questa esperienza per me è stata meravigliosa, io ho ricevuto una grande trasformazione a livello animico e spirituale, ho lasciato andare dei pesi che portavo nel cuore da anni e quindi cioè questo lavoro mi ha trasformata, mi ha
mi ha liberato, mi ha fatto capire che questa poteva essere la mia strada, ma non finisce lì. Nel maggio, giugno, luglio, adesso non ricordo esattamente il mese, sempre del 2010, mio padre ebbe un'ischemia. E quindi praticamente rimase paralizzato in tutta la parte destra del suo corpo. Mia madre mi chiamò, io mi trovavo ad Alghero, lei si trovava ad Ozie, in un paesino ad 80 km di distanza, e mi disse: Rossella, vieni immediatamente, tuo padre ha avuto, lei mi disse, un ictus. E io mi sono preoccupata, mi sono spaventata, ho iniziato a sentire il cuore accelerato, non sapevo cosa fare. Avevo una foto di mio padre in un ritratto. Ho preso la foto, ho fatto una preghiera, ho facilitato il riequilibrio energetico a distanza e dopodiché ho iniziato a sentire una pace che ha iniziato ad avvolgermi completamente e a riequilibrarmi, e una voce interiore che disse: andrà tutto bene. Quindi ho guidato da Alghero fino ad Ozieri, e praticamente sono arrivata all'ospedale con una pace nel cuore incredibile. Erano tutti molto agitati. Nel frattempo, mia madre stava parlando col medico nel suo studio. Il medico stava preparando mia madre a più di un anno di fisioterapia, ma anche il lavoro per la ripresa del linguaggio. Insomma, era un processo molto lungo per poter recuperare l'uso del braccio e così della gamba e così via. Quindi mia madre, quando è uscita dallo studio del medico, era completamente pallida. Io mi trovavo vicino a mio padre, ho preso la mano di mio padre, non potevo mettermi a fare così davanti ai medici e agli altri. Vedete, questo è un modo in cui si facilita il riequilibrio energetico. Poi ne parleremo, non c'è bisogno di mettere le mani vicino al corpo, ma si lavora lontano dal corpo. In questo caso io non potevo fare il movimento delle mani che mi era stato insegnato, quindi ho preso la mano di mio padre e ho trasmesso le frequenze attraverso il tocco, per così dire. Mio padre, in pochi minuti, ha iniziato a muovere il braccio, a muovere la gamba, e mentre mia madre entrava nella stanza dove era sdraiato mio padre la guarda, inizia a muoversi. Voi non ci crederete, dopo una settimana mio padre era fuori dall'ospedale. E questo l'ha tenuto in vita per ben altri 10 anni, no? E quindi qua, cioè, per me è stata una trasformazione straordinaria, e questa cosa ha cambiato completamente la mia vita. E quindi io lasciai il mio lavoro, decisi di voler studiare col mio maestro, di seguirlo nei corsi e nei suoi seminari in giro per il mondo, e quindi partii a Londra per studiare la lingua inglese. Già la parlavo, ma dovevo perfezionarlo, per così dire, e quindi decisi di seguire il mio maestro. Riuscii ad entrare nella sua compagnia, poi però la mia sensibilità non mi permetteva di lavorare nei seminari con 500 persone alla volta, perché sentivo il dolore degli altri, le energie di bassa frequenza. Le frequenze di luce erano altissime, ma le energie egoiche c'erano, erano presenti, e quindi io non riuscivo a sostenere questo e dovetti abbandonare il mio sogno. E quindi mi sono ritirata in preghiera e meditazione per 3 anni nel paese dove abitavano i miei genitori, Ozieri, in Sardegna. Ho passato veramente 3 anni a meditare, a pregare, a fare delle lunghe passeggiate in campagna, e lì ricevetti dei messaggi dall'Arcangelo Michele che mi disse: tu insegnerai il riequilibrio energetico con la protezione. Io non riuscivo a capire in quel momento, e lui mi insegnò il concetto di protezione, di liberazione, di purificazione. Quindi questi sono insegnamenti fondamentali che io porto nei miei corsi, nei miei seminari dal vivo in presenza o anche online su Zoom.
le mie studentesse, come base hanno questi insegnamenti, poi acquisiscono le nuove frequenze, ma la base è la protezione. Quindi una volta che io imparai questo, anche perché poi devo dire anche grazie a un'altra maestra che è stata Dolin Virtù, all'epoca lei lavorava con gli angeli, oggi non lavora più con gli angeli, però comunque all'epoca lei mi fu di grande aiuto perché mi aiutò a riconoscere la voce dell'Arcangelo Michele. Tra il coro che sentivo parlare, diciamo, la voce del coro che spiccava di più era quella dell'Arcangelo Michele. E quindi, diciamo, passai anche 3 anni a studiare gli angeli, a capire, a usare il mio discernimento, fino a quando Michele mi disse: affidati a me ed io ti mostrerò la via maestra. E così io feci, lasciai andare tutti gli angeli della New Age, decisi di affidarmi completamente a lui, perché era la voce che risuonava di più nel mio cuore. E quindi da lì iniziò il mio grande lavoro su me stessa per riequilibrare me stessa, per ritrovare il mio centro e per poi aiutare anche le altre persone. A partire dal 2014 iniziai a facilitare di nuovo le sessioni con la protezione. Nel 2016 affinai, diciamo, modificai le preghiere, le resi più potenti e così via, e quindi iniziai ad insegnare nei corsi e nei seminari anche ai miei studenti questa modalità, quindi delle nuove frequenze di luce, sì, ma con la protezione dell'Arcangelo Michele. Quindi questo è un lavoro completamente nuovo, completamente modellato alla mia sensibilità. Diciamo che c'è stata una grande evoluzione a partire dal 2022 ad oggi, in quanto c'è stato un upgrade proprio perché il mio completo affidamento all'Arcangelo Michele e lo staccarmi anche da persone, eventi, circostanze, situazioni che non vanno bene nella mia vita, mi ha portato a fare un'ascensione, un'elevazione, che mi sta portando veramente a trasmettere questo messaggio a tantissime persone che stanno imparando e stanno anch'esse trasmettendo le nuove frequenze di luce. Quindi, questo è un lavoro meraviglioso. Ok, lascia che ti spieghi brevemente di che cosa si tratta. Le nuove frequenze di luce sono una nuova energia, un nuovo livello vibratorio che è presente nel pianeta grazie al cambiamento vibrazionale che il pianeta stesso sta vivendo in questa epoca speciale di transizione. Da una parte vediamo il mondo della terza dimensione che sta crollando, si sta sgretolando, vediamo un ego giga ingigantirsi, ma quando ci stacchiamo dalla 3D e iniziamo a fare chi fa il risveglio, chi ha un risveglio spirituale, chi ha un percorso di allineamento all'amore, si stacca dalla Matrix per intraprendere un percorso di ascensione, un percorso di evoluzione. Questo ti porta ad accedere proprio a nuova energia, a nuove frequenze. Quindi le nuove frequenze ci aiutano ad evolvere più velocemente, ad accelerare il nostro percorso di riallineamento spirituale, di trasformazione in tantissimi livelli, fisico talvolta, mentale, emozionale, spirituale e anche in altri livelli da a noi sconosciuti. Quindi questo porta beneficio alle persone. Le persone quando interagiscono con le nuove frequenze di luce si sentono meglio, si sentono più nell'amore, si sentono più nella gioia, si sentono più nell'abbondanza, si sentono più nella bellezza e quindi si staccano dalla 3D che sta crollando, che si sta sgretolando e che porta messaggi di paura e di dolore e sofferenza, mentre le nuove frequenze di luce portano messaggi di trasformazione vibrazionale, energetica, ma anche nella vita di tutti i giorni, nella vita quotidiana, ok? Naturalmente poi sta a noi anche ascoltare, no? Quando la vita ci allontana da ciò che non serve, anche quella è una trasformazione, sta anche noi avere il coraggio di agire in una certa direzione, ok? Non si promette niente, nel senso che arriva ciò che è meglio per te e per il tuo massimo bene. Quindi non è compito del facilitatore del riequilibrio energetico dare come dire, dire guarda, io ti faccio questo, ti faccio quello, io vedo che è un problema qui. No,
Tu sei un facilitatore per le nuove frequenze, ricevi il massimo potenziale di queste straordinarie energie, interagisci con esse, le trasmetti al ricevente, è il ricevente che ha la sua esperienza, è il ricevente che dirà eventualmente quello che ha sentito, che ha percepito e che ha ricevuto durante la trasformazione energetica. Ok? Quindi questo è un lavoro meraviglioso. Si distingue dalle altre tecniche e modalità di riequilibrio energetico. Si distingue dal Reiki, ad esempio. Vi faccio un esempio. Nel Reiki, chi è Master Reiki o chi ha fatto il primo, secondo, terzo livello Reiki sa benissimo che le energie sono più potenti con la vicinanza, nel corpo. Cioè io seguo delle posizioni, seguo una precisa tecnica e metto le mani vicino al corpo. Ebbene, con le nuove frequenze di luce, queste frequenze si espandono. Espandono con la distanza, non sto scherzando, si espandono con la distanza, diventano molto molto più potenti. E quindi è una cosa nuova, è un'energia del tutto nuova. La scienza la chiama luce ed informazione. Vi mostro brevemente come funziona, ok? Allora, innanzitutto facciamo una preghiera di protezione perché la protezione è alla base di questo lavoro meraviglioso. Quindi un attimino. Invoco la divina presenza di Dio Dea, onnipotente, padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi stanno seguendo. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, invoco l'intera coscienza micaelica e con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato, creando uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea, onnipotente Padre e Madre. Chiedo protezione, purificazione, liberazione e radicamento per me e tutte le persone coinvolte. Chiedo che ognuno di noi possa ricevere la trasformazione più giusta per il proprio massimo bene, il massimo bene supremo. Grazie, caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie all'intera coscienza micaelica. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ok, ti chiedo di mettere la mano davanti allo schermo, ok? Io adesso inizierò ad interagire con le frequenze e tu dovresti iniziare a percepire. Se non senti niente, chiudi gli occhi, ascolta con un senso diverso. Potresti sentire formicolio, vibrazione, frequenza, caldo, freddo, vento, onde, pizzicore. Ed ora ti chiedo, cosa senti quando espando con la distanza? Aumenta? Senti aumentare la frequenza? Ebbene, queste frequenze si espandono con la distanza. Infatti, non è solo energia. Questa viene chiamata energia, luce ed informazione. Riproviamo. Non sforzarti, devi essere in questo momento. Lascia sui commenti cosa stai sentendo, mi fa piacere. E se non senti niente, non preoccuparti, riprovi un altro momento. Significa che c'è la mente razionale che sta subentrando in questo momento. Perché tutti possono accedere a questo nuovo livello di luce, tutti, nessuno escluso. Ora facciamo un altro esercizio. Ti chiedo di mettere la mano sinistra col palmo rivolto verso l'alto, la mano destra col palmo rivolto verso il basso e fai dei movimenti circolari.
Puoi anche fare così con le dita, come sto facendo io. Questo ti aiuta a percepire meglio il campo. Riesci a percepire il campo? Tutti potrebbero dire, chi già conosce l'energia, dirà, ma io questo lo so già fare, non è scoperto niente di nuovo. Veramente? Metti le mani in maniera verticale, lavora con le frequenze, ti mostro una cosa. Riesci a sentire il campo, l'energia che interagisce da una mano all'altra? L'energia tradizionale è più potente con la distanza, giusto? Cioè con la vicinanza, giusto? Prova ad espandere adesso. Riesci a sentire l'espansione? Ebbene, questa non è solo energia, questa è la nuova energia. Ok? È fantastico, vero? Bene, anima infinita, sono contenta di aver condiviso con te la mia passione, la mia gioia. Volevo informarti che qui sotto puoi cliccare e troverai un link che ti collegherà direttamente col mio sito, okay, dove potrai lasciare i tuoi dati, nome e cognome. Indirizzo email e numero di telefono. Questi dati mi serviranno per mandarti il video training, un video training completamente gratuito, ok? Dove ti mostrerò quelli che sono i quattro segreti sconosciuti al 97% dei facilitatori del riequilibrio energetico e quelli che sono i cinque errori commessi dagli operatori olistici che non conoscono gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele. Quindi questo video è veramente informativo e formativo. Nella parte finale del video training ci sarà la presentazione del mio prossimo corso di 9 settimane per imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce. Ebbene, sia che tu sei esperto e sei maestro e la maestria in altre modalità di riequilibrio energetico, sia che per te questa sia la tua prima esperienza, avrai la possibilità di accedere a questo nuovo livello di luce di informazione. Quindi, se sei interessato, se sei interessata per le informazioni gratuite, clicca qui. Se sei interessato o interessata al corso, finisci di guardare il video e poi contattami. Non esitare a contattarmi. Non avere timore, vorrei informarti che fare una chiacchierata insieme ti aiuterà a fare chiarezza dentro di te e se questa è la chiamata della tua anima, seguila. Io ti saluto, ti auguro tanta luce, tanto amore, tanta gioia, tanta abbondanza e ci vediamo dall'altra parte. Un salutone, a presto, ciao.